Ciao Caterpies, bentornati per un'altra puntata sul canale Ai Caterpie. Sono tornato giusto ieri da Francoforte, sono qua pronto a raccontarvi e mostrarvi il mazzo probabilmente rivelazione di questo torneo. Sto parlando di Whimsicott V-Star. Prima però, sigla. Bene, ecco qua la lista di Frank Percic, arrivato secondo all'internazionale di Francoforte che si è tenuto lo scorso weekend. È una lista di Whimsicott Bibarel, simile sicuramente a quella che avevamo già visto arrivare in top in dei due, se non altro, a San Paolo, e ci sono alcune cose da vedere. Anticipo che ci sono cose che a me personalmente non piacciono di questa lista, altre cose invece mi piacciono molto. Generalmente quando un mazzo simile fa risultato tendo sempre a far vedere la lista esattamente così com'è. Perché? Perché parto dal presupposto che un mazzo che ha fatto risultato è un mazzo che non solo è stato testato a dovere da chi l'ha portato, ma è un mazzo che sappiamo già di per certo funzionare proprio perché ha fatto risultato. Per cui vi mostro la lista esattamente com'è, poi starà a voi, staremo insieme a seconda di quanto la giocheremo o meno durante le live a portare eventualmente dei cambiamenti o riproporla uguale. Andiamo a vedere innanzitutto di che cosa si parla. Stiamo parlando di Whimsicott V-Star. Whimsicott era una carta che si era vista inizialmente, poteva essere menzionato all'interno di un Calyrex per poter sfruttare l'attacco V-Star e per poter dare fastidio a determinati mazzi. Tuttavia, con l'avvento delle Double Turbo Energy, sicuramente il mazzo ha avuto maggior interesse. Perché? Non perché sia uscita prima una per l'altra, più che altro perché ci è voluto del tempo prima che le energie doppie venissero applicate a dovere, sfruttando appieno il loro massimo potenziale. In questo caso l'attacco Trick Wind dice 160 danni, durante il prossimo turno dell'avversario non può giocare tool ed energie speciali. Perché ha fatto così bene? Perché in questo momento specifico del meta le energie speciali sono giocate davvero in tanti mazzi, sono davvero tanti mazzi basati sulle energie speciali, vedi tra tutti sicuramente i principali, Malamar, Mew, Arceus, in questo caso Urshifu, insomma tanti mazzi fanno della loro forza il fatto di basarsi su delle energie speciali. L'attacco V-Star invece, in questo caso il V-Star Power è un attacco, dice 60 danni a uno dei Pokémon avversari per il numero di energie assegnate a questo Pokémon. Ovviamente nel momento in cui giocheremo un mazzo Arceus sceglieremo sempre di sfruttare il potere di Arceus. Nel momento in cui invece giochiamo con Whimsicott non è male avere qualcosa in più. Il mazzo sfrutta Bibarel come motore di pescaggio di consistenza, anche un Crobat, di per sé è un Energy Disruption, oltre che Limitation. In questo caso il Whimsicott limita il fatto di poter usare energie speciali e ci sono 4 martelli e 3 Fan of Wave che vanno a far sparire le energie che invece già ci sono in giro. 3 pick per cercare di rallentare un attimino la forza offensiva di Mew, e nel matchup contro Shifu anche Moltres. Doppia Every che nel corso di questo torneo mi sono reso conto essere una carta ben più che fondamentale, perché non soltanto giocata in doppia copia, generalmente mi piace molto giocata in doppia copia come carta, questa è una di quelle carte che apprezzo qua dentro, oltre a rendere molto semplice tra virgolette il matchup contro Malamar, perché gli fai fuori 3 Pokémon in un turno, 2 di Avery e 1 di Whimsicott, è difficile da riprendersi come cosa, anche contro Genesect, quindi Mew che farà sparire eventualmente i Genesect visto che sono i Pokémon che ne ha di più in campo, e contro Inteleon fa davvero tanto perché limita la capacità di funzionare, di settarsi dei mazzi, per cui tanta roba. 4 Fog Crystal, 4 Ultra Ball, 3 Quick Ball, oltre 2 Evolution sono le carte per andare a prendere i Pokémon, 1 DNA Rod, 1 Tool Scrapper. Che cosa a me personalmente non fa impazzire il mazzo? A me non piace il fatto che non ci siano modi per andare a cercare le energie doppie in questo mazzo, non ci sono, quindi niente Arceus, niente Ryan, semplicemente il mazzo spera di trovare l'energia doppia, e io
ho visto giocare questo mazzo in nazione, nella top 8 contro Torde, nella top 4 contro Pedro, la finale contro Gustavo, per cui posso dire due cose. Uno, se il mazzo è arrivato a battere probabilmente i giocatori più forti del mondo, dei veri campioni, con i loro mazzi, sicuramente il mazzo è buono. Al tempo stesso, in queste partite io l'ho visto briccare abbastanza spesso, per cui il mazzo mi dice che è vero, dal punto di vista del meta è un mazzo fatto bene, ben pensato, ben strutturato, ma si può decisamente migliorare. Qui la strategia di base è: metto un Next Share in panchina in modo che nel momento in cui l'avversario mi mette KO un Whimsicott, salvo l'energia psico e sono pronto per attaccare. A me personalmente gli Next Share non piacciono qua dentro per due motivi. Uno, perché in questo modo non hai il KO in un colpo su Urshifu, il che gli permette di fare due attacchi o eventualmente di curarsi con Cheryl, e secondo me è abbastanza deleterio. In più, se questi share fossero dei Ryan, non soltanto potresti comunque riprendere l'energia psico dagli scatti senza dover sprecare l'assegnazione di energia, ma avresti anche una supporter che ti fa prendere la doppia al mazzo. Per cui questa, così su due piedi, è sicuramente una delle carte che a me personalmente non piace e che cambierei. Però eventualmente questo lo potremmo dire dopo aver provato il mazzo, di certo non a priori. Il mazzo si conclude con un doppio boss, doppia research, tre marni e la mono peoni. La mono peoni in un mazzo con beaver sicuramente può dire la sua. Ti vai a cercare quello che vuoi e con beaver peschi 5 contando che poi la tua mano è a 0. Per cui sicuramente se avete modo di sfruttare questa combinazione non fa schifo. Allora, questo è quanto. Andiamo a vedere in azione quanto un Pokémon in grado di impedire all'avversario di assegnare energie speciali possa far male. Ciao Caterpies, questo canale è partner con TCG Park, l'ultimo ritrovato per quanto riguarda il gioco di carte Pokémon e non. Su questo sito, nuovissimo, ma fin da subito potete già trovare un'ampia scelta di materiale ufficiale Pokémon, prodotti e accessori da Ultra Pro e a breve Pokémon Center. Perché scegliere TCG Park? Primo, è un sito europeo, niente spese di dogana, tempi di spedizione e costi di spedizione assolutamente in linea con il mercato. E secondo, il sito è nuovo, potete fin da subito approfittare delle innumerevoli offerte straordinariamente economiche, come per esempio buste Fusion Strike a 4 euro e un box addirittura a meno di 130 euro. Per cui, cosa state aspettando? La vostra nuova e imperdibile scelta, TCG Park. Ok, allora andiamo a vedere all'opera questo Whimsicott, un mazzo che a cui io sicuramente non avevo inizialmente dedicato il giusto peso, il giusto interesse, e questo torneo me l'ha proprio boom, schiaffato in faccia alla grandissima. Allora, vediamo se giocandolo le mie perplessità si confermeranno o meno. Urshifu. Se un base non può attaccare, 90. Allora, sicuramente la psico davanti la vogliamo sempre assegnare. Perché? Perché avendo gli X share nel mazzo, vogliamo per l'appunto sfruttarla in questo modo. Qua, allora, se non vedo Arceus, è sostanzialmente un remake della finale. Allora, lì c'è un'energia. Direi Quick. Quick. Pat. E una bella research da 7 pulita. Wave. Allora, ho la doppia. Ho la Ultra Ball per l'evoluzione. Direi che è andata benissimo in questo momento. 40 danni. Non male. Allora, non mi aspetto sicuramente un KO in questo turno. Urshifu fa 150 danni, per cui KO sicuramente non me l'aspetto. Cosa mi aspetto? Mi aspetto Ultra Ball, scarto, Fog Crystal e qualunque cosa arrivi dopo. Energia doppia e vediamo poi che cosa fa il mio avversario.
Sicuramente il fatto di non poter assegnare energie speciali limita molto alcuni mazzi. Poi alcuni sicuramente più di altri. Però mi piace perché tra Avery, le pick, c'è sempre un motore di disturbo aggiunto oltre al non poter assegnare energie. Nel senso che contro Mew c'è il non puoi assegnare energie e con la patta poi non puoi neanche usare i poteri. Contro Malamar non puoi assegnare energie e con Avery ti scarto le carte. C'è sempre quella qualcosa in più che penso renda il mazzo così interessante. Allora, Drizzle per Quick Ball. Ritira la doppia per pescare con Snorlax. Va bene. Allora, sto pensando... Sto pensando che posso giocare in vari modi. Posso giocare questi Hammer o scartarli per prendere il Bibarel. Avere gli Hammer piace, per cui per il momento li tengo. Facciamo così, oh. Sei 12, 18. Al momento però preferisco impedire all'avversario di giocare energie speciali. Marnie, utile. Esteticamente molto bello. Allora, io sono uno di quelli a cui l'estetica piace. A me piace giocare carte belle. Poi non sto dicendo che necessariamente su questo si basa poi la scelta dei mazzi, però... giocare carte belle è qualcosa che a me piace tanto. Il mazzo, niente da dire, ha girato alla grande per il momento. T1 energia, psico, T2 energia doppia. Con Whimsicott ho attaccato, ho fatto il KO. Al momento non ho assolutamente niente da dire, bene. Ma penso che andando così le partite generalmente vadano bene. Diciamo un Rowlet. Non mi aspettavo Rowlet. Vabbè, c'è un Rowlet. Interion. Birdkeeper attacca con Rowlet. Vabbè, mio avversario se fa scoop up. Ok, scoop up Birdkeeper. Faccio sicuramente male. Il mio avversario ha tante troppe carte in mano. Facciamogli sparire. Vediamo se assegna un'energia a Urshifu o meno. Ora voglio iniziare a caricare. Niente energia. Voglio iniziare a caricare gli altri Whimsicott. 60 danni a Whimsicott. Col 120 diventa 80. Sì. Scelgo comunque di dargli l'energia. Allora, questa mano è orribile. Questa mano è orribile. Preferisco non fare ancora Quick Ball perché se mi scarta la Pat posso fare Crobat. E al momento non mi aspetto di prendere questo KO, di subire questo KO, per cui me ne sto bello tranquillo. Preferisco non dare l'ex share, non si sa mai, magari può servire. 140. Wave. Allora, il wave a un certo punto della partita, non dico che perde di utilizzo, ma sicuramente perde di efficacia, perché...
nel momento in cui il mio avversario non può giocare in energie speciali, beh, non è che interessa fargli sparire, tanto non le può assegnare. Ok. Una, due, tre. Allora. Sono sicuramente combattuto, perché potrei fare il V-Star dietro. Lui cosa mi fa? 5, 10, 15, 17. Allora, potrei fare il V-Star per fare KO il Moltres dietro, ma in realtà non mi interessa. Sono davvero vicino a vincere la partita. No, attacco e basta. Ma io sono bloccato, il mio avversario pure. Quella Marni gli ha fatto male. E meno male. Mi aspetto di subire l'attacco, fare il KO, dopodiché andare a fare KO l'Urshifu dietro e vincere la partita. Questo è quello che mi aspetto. Boss. Il boss della disperazione. Addio. Ok, allora, di per sé la nostra Marni ha fatto sicuramente malissimo al mio avversario, ha fatto male anche a noi. Però nei momenti in cui avevamo già un Whimsicott che attaccava, eravamo sopra. C'è da dire di questo Whimsicott che è vero, non è, come dire, non è un Pokémon eccessivamente forte, però stiamo parlando di un Pokémon che ha comunque 250 di vita, da due premi. Il Colvistar spara 220 danni in panchina, insomma. Non è male come Pokémon, non è affatto male come Pokémon. E qui abbiamo visto una partita che abbiamo completamente dominato. Ora, se il setup del mazzo è sempre questo, va bene, se il setup del mazzo è sempre questo, va benissimo, assolutamente, ci mancherebbe. Un Crobat, questo era un 2-2 Urshifu. Questo è un mazzo molto, vabbè, molto simile, no, però è sicuramente un mazzo simile a quello di, sì, molto simile a quello che ha vinto, a quello di Gustavo. Perché dico simile? Perché non sono sicuro che avesse dentro il Rowlet, però ci sta per fare il primo premio. E abbiamo rifatto sostanzialmente la partita della finale di Francoforte. Qual è la differenza? La differenza è che questa volta il mazzo non ha briccato, non si è impiantato come invece è successo in finale. È un mazzo che ha sicuramente delle ottime potenzialità e questa era una partita che poteva vincere. Non ho detto che si vince sempre, però poteva sicuramente essere vinta. Ciao Caterpillars, questo canale è partner con Pottown Store, il negozio numero uno online per la vendita di codici per il gioco di carte collezionabili. Ottenere questi codici è semplice, andate sul sito, comprate quello che volete e controllate la vostra mail, perché i codici vi arriveranno automaticamente in un attimo. In più, usando il codice iCaterpie avrete diritto al 5% di sconto su tutti gli acquisti. Cosa state aspettando? Scegliete subito Pottown Store. Pokeville, ciao! Allora, seconda partita, andiamo a vedere se il mazzo gira di nuovo come nella prima. Perdo lancio di moneta, ovviamente potendo scegliere partiamo sempre per primi, ci mancherebbe. Allora, partenza di Bibarel, però abbiamo Whimsicott ed energia, per cui ce lo facciamo andare bene. Dall'altra parte
Mazor Arceus, verosimilmente. Abbiamo beccato Urshifu prima, vediamo Arceus cosa ci dice. Sì. No, Gengar, Gengar con le... Vabbè, sarà Arceus Gengar allora. Gengar con la Collapse, ma è... Ok, sì. Arceus Gengar, energie speciali praticamente non ne gioca. Il capo ce lo dà e ci fa male. Dobbiamo sicuramente far sparire questa energia. Easy. Allora. Sono fortemente indeciso. Sono fortemente indeciso per vari motivi. Potrebbe non avere niente. E sto pensando che invece di scartare la Peony, posso scartare la Marni e fare boss dietro per ritardarlo ancora. E vedere quindi se ha effettivamente in mano qualcosa. Tomo può fare Peony per il Bibarel e lo Switch e vedere se riesco a pescare qualcosa. Voilà. Torfo, Marni così al primo turno vuol dire tutto e niente. Magari mio avversario aveva tutto, magari mio avversario non aveva niente. Oh, la stadio ce l'ha. Evolution ce l'ha. Vabbè, ci abbiamo provato. Però almeno se non altro adesso gli servono un po' di carte in più. E vuol dire che questo turno non attacca. Gli abbiamo fatto sparire via la doppia. E noi pian piano guadagniamo turni. Pian piano. LOL? Ha preso solo una carta. Ha preso solo la Research. LOL. È la prima volta che vedo un Arceus prendere solo una. Cioè non avevi bisogno di niente, un altro Gengar, il V-Max, non avevi bisogno di nulla. Ok. Non avevo mai visto un Arceus prendere solo una carta. Non mi era mai capitato. Allora, Ultra Ball per Bidoof. Due Switch sono già andati. Allora, posso pescare e in base al fatto che trovo... Sì, voglio pescare. Una, due, tre, quattro e cinque. Peony. Non ho evolution. Ahimè, non ho evolution. Perché l'altro è nei premi, per cui non ho modi di andare a prendere il Whimsicott. E che ci vuole, dite voi? Tanto fai testa sul martello e risolvi il problema, no? E che ci vuole? 90 e subisco 30 in meno. Voilà. E che ci vuole? Basta giocare con le monete, no? Martello, testa.
for the win. Tre energie sono già andate. Questo non è ancora attaccato. Sarà contentissimo quando gli farò sparire anche quella con il fan. A parte Ryan, non penso che lì dentro abbia modi di boostare l'energia, di aumentare in qualche modo la velocità di assegnazione delle energie, per cui in realtà sono abbastanza tranquillo. Altro Bidoof. Eccolo qua. Energia. Sì. Pesco 5, per favore. Allora, volevo l'evoluzione. Vabbè, questa la gioco. Testa, croce, mia, irrilevante. Fog, se c'è... No, ci fosse stato un altro Whimsicott l'avrei preso per scartarlo. Research. Voilà. Non penso che GG. Allora, avrei decisamente voluto dedicare più attenzione a questo mazzo in passato, perché ripeto, non mi convince ancora il fatto di non avere modi di trovare la doppia, perché anche in questa partita siamo stati semplicemente fortunati nel pescarla. Non c'è un altro motivo, un'altra ragione dietro al fatto che il mazzo abbia funzionato. Però, raga, se il mazzo gira così, funziona, io testa sul martello, la wave che te la fa sparire, il Whimsicott te la fa segnare, stiamo parlando di un signor mazzo. Mi spiace ammetterlo perché di per sé è esattamente il mazzo che a me piace giocare, piacerebbe giocare. Però mio padre mi ha disperatamente chiesto di giocarlo, io non ho riconosciuto a questo mazzo le potenzialità che invece ha ben dimostrato di avere, e gli ho detto di non giocarlo, di giocare qualcos'altro. Per cui, Beccio, io so che tu guardi tutti i miei video, per cui sì, mi spiace, dovevo fare giocare questo mazzo, e anche voi se lo state pensando di giocare, provatelo, perché tanta roba, penso ne valga davvero la pena. Ogni volta che ci viene proposto qualcosa di nuovo è sempre facile riuscire a criticarlo, riuscire a trovarne i punti deboli. Una cosa ben più difficile invece è cercare di riconoscerne i punti di forza e lavorare per massimizzare il più possibile i punti di forza e minimizzare invece i punti deboli. È sicuramente qualcosa che tutti dobbiamo imparare a fare per quanto riguarda la costruzione dei mazzi. Chi ha avuto la forza, il coraggio, l'innovazione di portare questo mazzo, in questo caso ci è riuscito, ha portato a casa un dignitosissimo e succosissimo secondo posto all'internazionale di Francoforte. Questo è Whimsicott V-Star, un mazzo che ha fatto finora ben parlare di sé, e sono sicuro che sarà, no, se non un protagonista, sicuramente un giusto antagonista nel corso dei prossimi tornei che ancora mancano prima della fine della stagione. Chissà, magari lo vedremo anche al mondiale, boh, vedremo. Detto questo, sono felice di avervi presentato questa lista di Frank, e noi ci vediamo presto. Spero che il mazzo e il video vi siano piaciuti. Così fosse, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto con il prossimo video e tutte le sere in live su YouTube. Ciao Catripis!